Ciao a tutti, sono Chico Cerea e oggi sono qui con Bobo per rispondere alle vostre domande e quesiti che abbiamo trovato come commenti sui nostri video di YouTube. E nel contempo siamo qui anche a lanciare il primo streaming che faremo in diretta con Italia Squisita nella nostra scuola di cucina. Pasta al pomodoro, i paccheri di Chicco Cerea da Vittorio. Questo è Ricciuccio, che scrive. Bel sugo, ma l'aglio del soffritto viene frullato insieme ai pomodori o viene rimosso prima della frullata? Assolutamente viene rimosso. Lo usiamo solo per insaporire il nostro olio. Una volta che è insaporito, ha dato un profumo di aglio al nostro olio e la temperatura dell'olio è giusta, mettiamo i pomodori che poi cuoceremo e frulleremo. Pinker Lezed, perché mischiare pelati e pomodoro fresco, ciliegino per poi frullare il tutto? A che scopo? Per fare una passata non era meglio usare il pelato e basta? Se usi il ciliegino, devi valorizzare, forse c'è sbagliato qualcosa, la sua presenza altrimenti è solo uno spreco. Caro Pinker Lezed, noi utilizziamo tre tipi di pomodoro perché così riusciamo a bilanciare lo stesso sugo tutto l'anno. Evidentemente, se no, in estate avremo un tipo di pomodoro e in inverno un altro. Così facendo, riusciamo ad equiparare, non sprecando niente, perché in cucina ricordatevi, cercate di non sprecare niente, ad utilizzare i pomodori e ad avere sempre lo stesso sugo tutto l'anno. Il piccione al Rossini dei fratelli Cerea. Mister Poznano, quattro pentole sporcate, una teglia, un piatto inlavabile, un tagliere, 12 ore di cottura. Una roba veloce. No, sicuramente questo è un piatto, un procedimento che implica un po' di lavoro, sia prima sia dopo. Insomma, c'è da pulire il piccione, c'è da cuocere in diverse cotture, c'è da i fondi. Insomma, è sicuramente un piatto che si può fare in un ristorante dove si ha la comodità di poter lavorare e anche dove si ha la possibilità di essere aiutati da qualcuno che ti aiuta a pulire sicuramente. I nostri video sono solo uno spunto per poi poter preparare qualcosa di speciale a casa vostra. Le ricette non andrebbero mai copiate completamente, è solo uno spunto, come dicevo, per poter poi sviluppare la vostra fantasia. Quindi buon lavoro. Cotoletta alla milanese, l'orecchia di elefante e fratelli Cerea. Guido Bullano, il sosia di Massimo Boldi, cucina. Ciao Cipollini. Questo qua. Purtroppo mi mancano tutte le belle attrici che contornano Boldi perché Io sono De Sica. farei volentieri Massimo Boldi alcune volte. Sam Van Jones. Oh no, non mangiate, la fa malissimo. Si sente l'odore uscire dalle casse del PC. Grande chef Cerea. Grazie Sam Van Jones. Sì, effettivamente, come puoi vedere, anch'io non l'ho mai mangiata. È proprio un piatto bello goloso, fatto in questo modo, rimane bella croccante, impannata così, insomma, è spettacolare. Grazie di questa bella osservazione. Homer Simpson, buona senz'altro, ma 160 euro sono sempre 160 euro. E Stefano Passiglia gli ha risposto: Homer Simpson, sono anche 2,5 kg di carne. E io in più, Homer Simpson, ti dico che questo è uno dei piatti con cui abbiamo meno margine, perché c'è una tantissima lavorazione, il prodotto è un prodotto che costa tantissimo, introvabile. Perché il fassone piemontese vitello è veramente introvabile e la carne è davvero tanta. Credimi che da quando abbiamo scritto abbiamo dovuto aumentarla per poterci star dentro. Però provateci a casa. Lorenz, la cottura perfetta, ma tutto quello che ci mettono sopra dopo è un peccato. Mettere da parte e lasciare in bella vista la bistecca, perfetta, no? Sicuramente fa parte anche un po' della parte visiva, mettere un po' di patate, un po' di pomodorini così, insomma, dà un po' di colore, ma anche un po' di sapore, perché quando prendi il pomodorino cotto così con fico, un po' Acidità. di zuccherino e acidità, ti pulisce un po' la bocca da questo piatto, insomma, che è, diciamo, impegnativo a mangiare. La patata ti accompagna bene questa roba qua. È anche un aspetto visivo, insomma, non manca né uno né l'altro. Gusto e occhio. Aglio, olio e peperoncino dei fratelli Cerea. Fabri e Fornelli. Praticamente dopo il video mi sono messo a correre in mezzo alla strada per andare a comprare gli ingredienti. Se ti sei messo a correre ti sarà venuta ancora più fame, spero che tu abbia trovato tutti gli ingredienti e l'abbia fatto uguale. Se no ci richiami che te la spieghiamo. Fabri, hai vinto il premio. Se non trovi gli ingredienti, vieni qua che te la faccio io volentieri, perché sei stato un grande. Grazie, Fabri, grande.
Max Magnus, bella, 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 avrei aggiunto una fetta di melone per vivacizzare. Sì, magari se non c'è il melone anche l'anguria, non so, quello che c'è, quello che troviamo. Caro Max, abbiamo voluto complicarvela un po' la vita, per cui il melone ci potrebbe stare magari in spuma o magari gelatificato, o vediamo un attimino, dai, adesso ci studio anche quella. Alex Liao, aglio, olio, peperoncino. Ok che ognuno la fa come gli pare, ma perché complicare una ricetta così semplice? Ma l'abbiamo voluta complicare, però dall'altra parte abbiamo voluto anche ingolosirla, sai, aggiungendo l'acciughina, il basilico frullato. Abbiamo fatto delle cose che secondo noi hanno valorizzato un po' la ricetta e gli hanno dato una certa importanza a questa ricetta, che è pur sempre buona anche base, ma secondo noi così abbiamo ingolosito un attimino in più. Poi, come puoi vedere, non siamo dei bei golosi nati, insomma. Giuseppe Bosco, spaghetto al top, high level, abbiamo il marchione della cucina qui. E qui mi sa che parlavano di te. Se riuscissimo a capitalizzare quello che ha fatto Marchione, mi sta bene. No, non mi sa che non abbiamo la testa di Marchione. Non ci arriviamo ancora. Mum CH, ma quanti cerea siete? 85? Non 85, ma quando ci troviamo tutti in 24 ci arriviamo. Ecco. E ti assicuro che siamo tanti, davvero. Il ristorante da Vittorio ha 50 anni dalla sua fondazione. Sensi 28131. Voglio raccontare un piccolo aneddoto. Circa 4 anni fa ho lavorato per 4 giorni come steward ad una fiera del tessuto a Milano. Dalla mia porta passavano tutti i rifornimenti per il catering da Vittorio e fin dal primo giorno sono stato preso in simpatia dal team del ristorante. Lo chef Enrico, comunicandomelo attraverso uno dei suoi ragazzi, ha così deciso che dal primo giorno sarei stato ospite nella mia misera pausa di 15 minuti in 8 ore, i piatti spaziali, seppur frugali, e la sua umiltà e gentilezza precedono la sua fama, un mito. Sono commosso, onorato da questo bel complimento, però per noi è normale, per tutti noi della famiglia, quando si lavora con qualcuno, chi lavora deve mangiare e mangiare possibilmente bene. Quindi mi fa piacere e mi fanno doppiamente piacere i tuoi commenti, perché mi ricordo chi sei. Grazie. 3 Michelin starred, chef Enrico Norberto Cerea, create classic seafood risotto. Gigio, we had some butter. Cara Gigio, non lo so io, noi il risotto in Lombardia lo facciamo in questo modo, il burro nel risotto non deve mancare, la mantecatura è fatta col burro, che nel risotto è una parte, diciamo, essenziale. Se tu sei abituato a mangiare un altro tipo di risotto senza burro o con olio, non è un risotto di questa zona qua. Ci sono tanti tipi di risotto al mondo, è giusto che lo mangi come sei abituata, ma da noi non può mancare questo grandissimo ingrediente. Ciglio, why would you destroy the presentation of that dish by pouring over that risotto on the top? Perché questa è una nostra presentazione, una rivisitazione del risotto ai frutti di mare. Tra l'altro il risotto ai frutti di mare verrebbe invece sopra, i crostacei sopra, ma comunque distrutti, come dici tu, egualmente. Così c'è una bella presentazione iniziale e il riso viene messo dopo, e tante volte su questo si gioca perché il cliente vede ricevere il crostaceo senza risotto e si chiede: ma dov'è il risotto in questo piatto? E poi da dietro arriva lo chef e gli versa nel piatto il risotto. Piace molto, è diventato uno dei must e diventerà un signature dish che tra l'altro già tanti ci stanno copiando.